Torna l'allarme truffe, questa volta è accaduto a Montorfano. Nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, un uomo avrebbe citofonato alla porta di casa di un anziano, presentandosi in qualità di addetto dell'acquedotto comunale. Il pensionato si è fidato e ha lasciato entrare in casa l'uomo, che gli avrebbe subito chiesto di aprire il rubinetto per controllare la pressione dell'acqua. A quel punto l'anziano avrebbe sentito uno strano odore e avrebbe perso la cognizione di ciò che stava accadendo. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere ritornato in sé soltanto nel momento in cui il malvivente stava uscendo dall'abitazione dandosi alla fuga. L'anziano ha così allertato la figlia, che ha chiamato subito le forze dell'ordine. Il ladro, durante la sua permanenza nell'appartamento, si sarebbe fatto aprire la cassaforte dal padrone di casa, rubando gioielli e contanti. Nel frigo è stato trovato il cellulare dell'anziano, nascosto verosimilmente dal malvivente per evitare che l'uomo potesse chiamare i soccorsi. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Montorfano, Giuliano Capuano, che si è rivolto ai cittadini con un appello. Non aprire cancelli e porte a sconosciuti, anche se si presentano come addetti dell'acquedotto, come è successo in qualche caso recente, o addetti dell'Enel, di non aprire assolutamente, perché le aziende che gestiscono questi servizi comunicano prima di mandare loro operatori sul territorio. Quindi evitare assolutamente di aprire porte e cancelli, e se hanno dei sospetti di chiamare la polizia locale e dare dettagli delle persone che arrivano a citofonare o a chiamare.